sulla destra, il mio destro. Questo è bene. Grazie. Che si porta avanti da oltre due mesi, significativa forse un po' di più, perché tra pochi giorni, a settembre, ci sarà un vertice, in ogni caso decisivo. No, il vertice non è un vertice, è un vertice. Importante, purtroppo comunque dipende dal frigo, speriamo che ci sia da parte dell'azienda la richiesta di proroga della cassa integrazione, se questa anche analisi su ipotesi che stanno circolando, se ne hanno queste diverse situazioni di questo amministrato. Proprio per arrivare in fondo, per quello che si resta di serio, basta la azienda, ci stiamo politico, il ministro che si è fissato con i suoi capi secondi, che sono i sindacati di procurare i consigli e uffici, politico, cos'è che chiediamo? Noi chiediamo che in ogni caso solo ci sia l'impegno di pensare bene la proposta, di capire qual è la migliore per i lavoratori e per il territorio, che il governo si impegni a scrivere in fondo comunque arrivare. Comunque a presentare insieme alla regione un progetto di rivitalizzazione del territorio di Cortezza, questa presenza industriale qui a grande spazio che abbiamo, in ogni caso deve trovare la propria rivitalizzazione. L'ultima considerazione, chiarissima, che non è possibile che ci sia oggi la libertà di andare in mezzo alla casa ancora, mi ripeto, ho vissuto in società di queste, che sono spesso molte, al due del Concone, per questo lo dico perché per l'entusiasmo non si scappa. Andiamo a vedere, ci si è dato tempo per vedere quanto occorre, chi sono tutti questi che ci chiedono. Bene, vediamo, ci vuole più tempo, l'azienda per sempre questa è la cassa integrazione. L'azienda deve sentire su di sé il carico di presentare un progetto, lei stessa, di reindustrializzazione e di rioccupazione di 118 lavoratori.
mediando allo scandalo e allo schifo di mandare a casa con una lettera 318 persone, 318 famiglie, quando queste sono ancora là. È chiaro, anche questo si può continuare a dire, perché se no si arriva a fondo, viene fuori che la colpa è del consigliere comunale che non ha trovato l'azienda. No, non può essere così. C'è l'azienda prima di tutto. E poi dopo il governo è stato qui, lo apprezziamo, prenda impegno. Ha detto fa una legge speciale, noi aspettiamo la legge speciale per la crisi. E continueremo fino in fondo ad essere qui a discutere con i lavoratori e a fare la nostra parte. Però mi scusi, sono alzato il tono, ma bisogna chiarire. Bisogna essere precisi. La responsabilità è dell'azienda e noi la mettiamo con le spalle al muro. Lei presenti il progetto di reindustrializzazione che vi occupa 318 lavoratori. Tutto il resto ben vengano, i nostri uffici sono aperti ad ascoltare qualsiasi proposta, qualsiasi progetto, poi purtroppo appunto come le dicevo l'esperienza ci insegna che di progetti ce ne sono tanti, ma quando si arriva in fondo resta qui. A ognuno le sue responsabilità. Il governo, l'azienda chiede la proroga perché in 20 giorni non si discute nessun progetto. L'azienda si sente impegnata a mettere in campo lei stessa, cercando lei ma ce la fa anche qua. Il governo si impegni che in ogni caso questo stabilimento lo rileva per un progetto di reindustrializzazione. Ancora vi faccio la seconda. Finora ha fatto perché la presenza qui non è strumentale, importante la parte del Presidente e il Vice Premier. Grazie.